Hai capito? Non piangere, non piangere. Non piangere il salame dai capelli verde lame, è solo quella, un gioco. Era un'altra roba. Non era un fuoco. Comunque anche i duri piangono, vedi, perché Axl Rose, che insomma tutto pensi tranne che possa piangere per una donna, in realtà il piantarello se l'è fatto. Uno può essere un guerriero, può avere il cuore di burro, perché no? Perché non può, cuore di panna. No, comunque stavo dicendo, è stato lasciato per il chitarrista dei Guns N' Roses. Chi? È povero Axl. E quindi insomma quella sera Axl si è messo col chitarrista? No, l'ex fidanzata si è messa col chitarrista e quindi gli ha detto non piangere, e però poi se n'è andata. Quindi una storia triste, vabbè, chiusa parentesi, arrivano i Depeche Mode, va? Just can't get enough. Che impressione rivedere loro, quei quattro ragazzini, come si dice a Voghera, proprio imberbi, che cantavano con questa penna, con una birra praticamente. Sì, infatti c'era un microfono un po' strano, sembra, sai quando sei magari, non so, da qualche parte, parte la canzone che ti piace. Ecco, è partita la canzone che mi... piace. Mi piace! Anche la prima cosa che ti capita e fai finta che sia un microfono. È la chitarra poi soprattutto. Air Guitar, Black Knight, Deep Purple. Ma questa sì che era la musica che mi piaceva quando avevo... 12 anni. Attento che poi la gente fa il conto e si scopre quanti anni ha. Ma d'altronde noi siamo la radio dei vecchi leoni. Ebbene sì, siamo qua su RTL 102.5 Best. Ma chi può permettersi di mettere prima di Purple, poi Domenico Modugno e poi attenzione al prossimo che ci riporta alle cose che si ballavano allora. Solo noi, solo noi. Certo, solo... RTL 102.5 Best, che si vede anche in radiovisione. E poi arrivare alla Befana che tutte le feste se le porta via. Mi spieghi la connessione? Nessuna. In questa festività, che sì, la connessione, che siamo ancora in mezzo alle varie, ai vari festeggiamenti, ho notato questa novità assoluta, quella di DJ set. Allora, c'è il signor DJ Set, sì, che ha fatto non so quante serate, io sono riuscito a farne una per puzza, come si dice a Pordenone, ma DJ Set ne ha fatte 40. L'ho fatto notare in giro e nessuno ha reagito, finché l'altro giorno ho incontrato un caro amico che ha lavorato in un'altra serata e che a un certo punto mi ha detto: sai, ti ho pensato l'altro giorno, perché tu ultimamente te la stai prendendo con il DJ Set, e allora è saltato fuori che un cliente si è venuto a chiedermi: senti, fino a che ora suoni? Fino a che ora metti i dischi? Fino a mezzanotte e mezza. Ah, e dopo arriva DJ Set. Lui l'ha guardato, DJ Set non esiste! È una roba dietro la quale alcuni esercenti nascondono il fatto che stanno facendo suonare un signor nessuno, e non gli permettono nemmeno di mettere la firma alla sua console. E vuole de Sandoka. No, mi I wallet the Sandokan. L'originale, infatti. L'originale doveva essere così. Questo. Nick Kershaw su RTL 102.5. Non era Sandokan. I wallet the Sandokan. Ma non era così. Torniamo tra poco. I tuoi ascoltatori che esagerati, che sono addirittura, hanno mandato i video, ci mandano i video ballando, stringendosi a corte, siamo pronti alla morte, cioè delle cose. Abbiamo chiesto semplicemente una fotografia mentre state ascoltando, o in dub, o attraverso l'applicazione, esatto, attraverso la televisione, una foto, ci inviate la foto, poi io durante il montaggio, domani, dopodomani, magari inserisco una, due, tre foto di queste in mezzo alla nostra immagine. E vabbè, non si può più dire niente. Ci ha scritto l'Associazione Nazionale Balbuzienti per lamentare la scarsissima ironia del signor Cucchetti insieme alla signora Baietti. Non si può più scherzare su niente. Tra l'altro, io che sono a Roma, sono tornato dai Caraibi da troppi mesi, sono ancora alla ricerca. Sei bianco, ti volevo dire questa cosa. No, non sono bianco. Sto andando in bianco. Forse sarà perché sto cercando una fidanzata blesa. Vuoi fare blesa. Un appello? Se c'è una fidanzata blesa pronto, io sono qui, sarei qui. Mamma, are nani? Mi c'ha da me, oh. Sono
RTL 102.5 Best, anche Barry White. E insomma, sono arrivati un sacco di messaggi già, lo sai, di queste tue aspiranti fidanzate. Ma. Ma tu mi sei di gusti difficili, come la vuoi sta fidanzata? Ho detto, l'importante è che sia blesa. Cioè? Come, non sai cosa vuol dire blesa? Sono ignorante. Deve avere un difetto di pronuncia, deve avere o la lisca, o la R moscia, o la L al posto della R, cioè blesa. Cos'è questa perversione? Cioè, qual è il senso di questa cosa? È così, perché non è una qualunque, non è che vabbè, sei morto di fischia. No, quindi, una, la cerco una. La zeppola. Ma anche. Adesso chiamano quelli protettori dei blesi nel mondo. Tucchero.